Grazie a tutti, grazie al Presidente, ad Azione Civile per avermi invitato. Naturalmente, diciamo, da palermitani con Antonio condividiamo anche un percorso che viene da molto prima di conoscerci personalmente, dalla nostra comune esperienza sul campo dell'antimafia. Io naturalmente da misero elemento dei movimenti che hanno sostenuto queste battaglie, Antonio da magistrato e compagno di Paolo, insomma, fino all'ultimo momento, e ancora vicini in scorta civica con Salvatore Borsellino nel continuare a richiedere verità e giustizia. Io ringrazio tutti, soprattutto per aver ascoltato gli interventi interessantissimi che mi hanno preceduto, perché sono stati veramente ricchissimi di stimoli e di sollecitazioni, compreso quello di chi mi ha preceduto. E in qualche modo volevo partire proprio da questo, dalla nuova sinistra, è necessario che ribadire che una vera sinistra può esistere, che non è vero che non c'è differenza oppure che c'è differenza tra destra e sinistra. Se posso sedermi? Grazie. E di tante altre sollecitazioni, ad esempio sulla cosiddetta mutazione genetica del PD. Allora, io che ho sempre fatto parte, dei movimenti antimafia, per i beni comuni, per la pace, per la smilitarizzazione, e che ho vissuto, grazie all'Azione Civile, la mia prima e unica esperienza politica da candidata in altre Europa per le europee, come sapete, e poi ci siamo allontanati dopo un lungo anno da questa esperienza e dai suoi esiti, in attesa del Big Bang della sinistra, in attesa che i partiti decidessero quale posizione prendere e in quale forma la sinistra per l'ennesima volta dovesse riaggregarsi. Io penso che le cose dette stamattina in qualche modo delineino in maniera molto chiara che è necessario, per riuscire ad acquisire alcuni obiettivi importanti, fondamentali, direi assolutamente urgenti di questa fase storica e politica del Paese, dell'Europa e del mondo. Io penso che questi obiettivi non possano essere conseguiti continuando a rimischiare lo stesso ceto politico senza fare uno sforzo di comprensione della fase politica che a livello planetario stiamo vivendo, come a livello nazionale stiamo vivendo, e senza che non si tenti almeno di contribuire ad avviare un percorso aperto, ampio, inclusivo, dal basso. Ma non sono parole d'ordine che vengono utilizzate come vengono ormai costantemente utilizzate in maniera strumentale per poi ricondurre tutto a un accordo di vertice che si propone di coinvolgere come sempre i movimenti, la società civile, eccetera eccetera. Secondo me bisogna davvero riuscire a poter concepire insieme un salto di qualità. Io credo che Parigi è stata una cesura, ma più che altro è stata una dimostrazione. Noi, come Prima le Persone, assieme ad ADI, l'Associazione Diritti e Frontiere, il 12 e 13 novembre abbiamo organizzato a Palermo una bella iniziativa nazionale, invitando 4 europarlamentari, invitando tanti esponenti, esperti in migrazione ed esperti di ambiente e di clima. Lo abbiamo fatto perché abbiamo tentato di costruire, io credo per la prima volta, un collegamento e un nesso che in maniera assolutamente pretestuosa non viene mai costruito e mai determinato sulla questione dei diritti delle persone migranti e sulla falsa e ipocrita e vergognosa distinzione che si fa
tra profughi di guerra e migranti cosiddetti economici, con quello che succede sul nostro pianeta in questa fase e da diversi anni, e cioè il fatto che i paesi del terzo mondo vengono espoliati con la forza, con la violenza, con l'uso della guerra, delle risorse primarie, del territorio, dei beni comuni. La testimonianza della Palestina è una di queste. La Palestina è in guerra per l'approvvigionamento dell'acqua. Tutti i territori che negli anni sono stati rosicati sui corsi d'acqua, quindi le risorse primarie in Africa, come in Sud America, come in Asia, fanno parte di una politica globalizzata, esclusivamente economica, in cui la guerra diventa lo strumento per scatenare conflitti ai quali rispondere con ulteriori argomenti, con i quali continuare a deprivare interi territori della loro possibilità di sopravvivenza. Poi, quando abbiamo ovviamente flussi di persone che sono costrette a spostarsi per riuscire a sopravvivere, e quelli che si spostano sono quelli che stanno meglio, perché quelli che stanno peggio non possono neanche permettersi di spostarsi, allora l'Europa risponde alzando muri e frontiere. Se noi non capiamo che il problema della pace e della smilitarizzazione, il problema dei mutamenti climatici e dei migranti climatici, il problema dell'accaparramento delle risorse planetarie sono il problema della politica in Italia, in Europa e nel mondo, non faremo mai un passo avanti e non riusciremo a risolvere nessuno di questi problemi. Dopo i nostri ragionamenti del 13 novembre, purtroppo la sera siamo stati tramortiti dai fatti di Parigi, ma i fatti di Parigi sono emblematici in qualche modo. Noi abbiamo scelto la data del 12 e 13 perché, come sapete, l'11 e il 12 si è tenuto a Malta il vertice europeo e africano sulla migrazione. Sappiamo anche con quali esiti, cioè con un nulla di fatto, se non allocare una piccola parte di risorse ai paesi africani, una grande parte di risorse alla Turchia per garantire appunto l'innalzamento delle barriere. Rispetto a questi eventi, che sono assolutamente collegati ad un altro evento importantissimo, domani, ricordo, ci sarà su tutto il territorio nazionale e su tutto il territorio europeo la marcia per il clima, in vista dell'apertura il 30, dopodomani, di COP21 a Parigi. I mutamenti climatici, noi sappiamo che costituiranno l'ennesimo cataclisma globale se non riusciamo a porvi rimedio, perché 2 gradi di innalzamento della temperatura significa che intanto i fenomeni atmosferici, che sono già concreti e visivi per tutti noi, ma anche una spoliazione, una desertificazione, un innalzamento del livello del mare, porteranno in pochissimi anni, entro il 2030 è stato detto dai 300 scienziati dell'ONU, a cambiare totalmente il modello e la possibilità stessa di sopravvivenza dell'umanità sul pianeta. Dunque gli obiettivi che vanno rivisti a Parigi sono fondamentali per la sopravvivenza dell'umanità. Cosa succede però? Succede che questi obiettivi vengono costantemente contraddetti dalle politiche che vengono messe in campo a livello europeo e con i diktat appunto europei anche in Italia, ad esempio sulle trivellazioni. Parliamo di cambiare il modello di sviluppo, in realtà continuiamo a fare strategie energetiche che continuano a pensare che bruciare il petrolio sia una cosa utile per tutti noi. Continuiamo a pensare che si possano bypassare passaggi fondamentali di modifica della struttura economica e sociale che potrebbero dare benessere, lavoro, reddito al nostro paese come a tutti gli altri, per continuare a favorire interessi economici che sono poi gli interessi che governano, a mio modesto parere, il
pianeta che governano l'Europa e che governano l'Italia. Quando si parlava di mutazione genetica del PD, parlando di Renzi, io, come dire, mi sento un po' a disagio, perché voglio ricordare che da Forum dei Movimenti per l'Acqua, quando abbiamo promosso il referendum contro l'obbligo di privatizzare tutti i servizi pubblici locali, compresa l'acqua, l'articolo 23 di Berlusconi, il comitato del no ai referendum sull'acqua pubblica erano intestati a Bassanini. Ricordo che la privatizzazione di Cassa Depositi e Prestiti, con cui si stanno compiendo operazioni io ritengo vergognose col denaro pubblico degli italiani, cioè col piccolo risparmio degli italiani, ora in ultimo con la privatizzazione anche di Poste, significhi mettere il capitale e il risparmio degli italiani in mano, come stanno facendo, alle grandi multi utility che hanno la certezza di incassare, perché sull'acqua, sui trasporti pubblici locali, su tutti i beni comuni, sui beni essenziali, ovviamente il guadagno è garantito, e reinvestono questi fondi facendo disastri ambientali, sociali ed economici nel resto del mondo, così come fanno anche le nostre grandi compagnie italiane. Quindi con una svendita, con una politica di svendita dei beni comuni, ma questo vale per tanti altri aspetti delle scelte strategiche italiane, non solo si accentra e si aggira il referendum in cui 27 milioni di italiani hanno detto l'acqua deve rimanere pubblica, continuando a fare politiche in continuità con Berlusconi, Renzi, Monti, Renzi, di accentramento e svendita appunto dei beni comuni e dei servizi pubblici locali, ma anche di svendita di tutti gli asset fondamentali del nostro paese. Penso alle telecomunicazioni, per una svista ci si è resi conto all'ultimo momento che ops, la Spagna aveva comprato tutto il pacchetto delle informazioni che forse potevano essere considerati dati sensibili. Lo stesso vale per tanti altri aspetti di questa politica, in cui si svende il pubblico per favorire il privato e per mettere in atto questa politica, che appunto non è una politica scelta dai partiti, quindi dalla destra o dalla sinistra, tant'è che le politiche di destra e sinistra sono in assoluta continuità, anzi quello che diceva giustamente il presidente Ingroia sul governo Renzi è tragicamente vero, perché Renzi sta riuscendo in quello che lo stesso Berlusconi per anni non è riuscito a fare, in quello che Cossiga teorizzava, come ci è stato raccontato, ma che non è riuscito, malgrado le seppellature, a portare in campo. Renzi, come dire, confondendo le acque e rappresentando una presunta sinistra, è riuscito e sta cercando di demolire esattamente cosa? Esattamente la democrazia, esattamente la nostra carta costituzionale, cioè i principi di comunità, di socialità su cui lo Stato, come dire, che è nato sul coraggio dei giovani partigiani che si sono spesi e per cui noi siamo riusciti ad uscire da una guerra e dal fascismo non da sconfitti, ma da paese che è riuscito a risedersi e a scrivere e a riconquistare un modello democratico. Purtroppo questa democrazia, dal dopoguerra in poi, questa è ovviamente sempre la mia opinione, in realtà non è mai stata agita. Quanti articoli della Costituzione sono rimasti lettera morta e che invece avrebbero, come dire, darebbero al paese il suo vero senso? Quante parti, se ne parlava ancora in tanti interventi, degli interventi dello Stato sono tragicamente intrecciati con i depistaggi, con mandanti occulti, con la trattativa, e su questo continua ad esserci un silenzio drammatico da parte delle istituzioni, un silenzio drammatico, e continuano a procurare tutti i segreti che in 35 anni sono sul tavolo. E quegli interessi quali sono? Sono esattamente gli interessi di uno Stato, diciamo, che contratta e contratta con i poteri forti attraverso i servizi segreti, con le mafie, con le 'ndrangheta,
e con tutto quello che ha fatto diventare il nostro paese un paese miserabile e quasi senza speranza. Ma io sono d'accordo con quello che diceva il presidente Ingroia. Io credo che, malgrado tutto, una speranza i cittadini continuino a viverla, malgrado un'informazione che tratta tutti come fossimo pecore e ci dovessimo interessare solo di alcuni argomenti, come dire, risibili. Quello che mi colpisce, ad esempio, che da quando, diciamo, ci sono stati dal 13 novembre i fatti di Parigi, nessuno parla più della frontiera balcanica. Allora tutta Europa si è commossa per un'unica foto, l'unica immagine di un bambino morto sulla spiaggia, un bambino che sembrava uno dei nostri figli. Bambini ne continuano a morire ogni giorno, le pressioni sulle nostre frontiere continuano a essere elevatissime, ma nessun organo di informazione ci dice più come vivono quelle persone che premono sulle nostre frontiere europee e che ormai non sono più sotto la pioggia, saranno sotto la neve, saranno al ghiaccio, in condizioni disastrose. E allora questa speranza, secondo me, si può costruire soltanto stando ai temi e alle lotte fondamentali per tutti noi. E abbiamo anche alcuni elementi importanti con i quali poter, come dire, risollevare la speranza delle persone. Però io penso che le persone non abbiano più interesse per la politica. La politica è qualcosa di respingente, e questo ce lo dicono i dati delle urne. L'affluenza è sempre più bassa. Come dire, non stupisce nessuno, perché la politica non fa più gli interessi delle collettività, delle comunità, fa interessi di, come dire, tutt'altro. A Roma voi avete visto cosa è successo con Marino e quali, come dire, con quale vergogna è stata fatta cadere una giunta, certamente criticabile per mille aspetti, ma che aveva un luogo deputato in cui si potesse fare una discussione democratica. Il problema è che esattamente la democrazia, quella che va battuta in questo periodo della nostra storia, per consentire che tutti gli affari di chi governa il globo, degli interessi quindi delle multinazionali, dei signori della guerra, non a caso del traffico d'armi è schizzato con quotazioni in borsa elevatissime, e come sempre vengono violate tutte le leggi che riguardano il controllo della vendita delle armi, non solo la produzione, ma a chi vengono vendute, anche perché. Dunque io ho difficoltà a dire oggi e a trovarmi, come dire, in sintonia con l'intervento che mi ha preceduto, dicendo che la sinistra, la nuova sinistra, l'ennesima, duecentesima sinistra potrà cambiare il paese, potrà sicuramente riscaldare i cuori di tutti coloro, ben compresa, diciamo, hanno un passato, come dire, un'aderenza agli ideali della sinistra, ricordando però che lo stesso Berlinguer è morto di crepacuore dopo l'uccisione di Moro, che è un altro snodo fondamentale in cui le Brigate Rosse con i servizi fecero un passaggio, no, della nostra storia repubblicana. Allora io penso che lo sforzo che possiamo fare tutti insieme è quello di superare il concetto di destra e di sinistra, non perché questo, come dire, debba indurci a rinunciare ai nostri valori, ma esattamente per rafforzarli, esattamente perché le cose che dobbiamo avere la forza e il coraggio di proporre, e che sono le cose fondamentali, la difesa della democrazia, la difesa della Costituzione, la difesa dei beni comuni, la difesa dell'umanità, dunque, se è impossibile frenare i flussi migratori, l'unica possibilità è gestirli, e gestirli bene, ringraziare i migranti che finalmente ci spiegano, e qua un po' a Luca Orlando la frase, finalmente non sono più solo le merci a essere globalizzati, sono le persone, le culture, sono un'opportunità straordinaria per tutti noi, se non cediamo al fascismo salviniano
o all'antixenofobismo, che a me lascia un po' così, non sono xenofobo però sei migrante. Allora l'opportunità secondo me per tutti noi è quella di non costruire contenitori politici, ma di costruire spazi. Prima le persone vuole essere questo, ed è, come dire, un luogo in cui cerchiamo di incrociare anime e sensibilità diverse, provando a costruire uno spazio aperto, un campo di discussione nel quale si possano condividere degli obiettivi comuni. E gli obiettivi sono quelli che un po' ci siamo detti. È la proposta, il coraggio di formulare una proposta sociale e politica che si rivolga a tutti, perché le trivellazioni fanno male a tutti e le energie rinnovabili sono gratis, ce le regala il sole, il vento, e io non credo che siano temi di destra o di sinistra. Il TTIP, che è un altro scandalo che si sta consumando in Europa, interessa e andrebbe spiegato a tutti i cittadini, di destra e di sinistra, e così la battaglia per l'acqua, che non deve essere svenduta ad essere merce, così come quella per appunto la democrazia, e tutto ciò può avvenire soltanto, a nostro avviso, su questo stiamo sperimentando, attraverso un'assunzione diretta delle persone, mettendo al centro tutte le battaglie che si vogliono, le proposte che si vogliono condividere, e provando a creare un campo aperto senza porsi il problema di chi ne sarà il leader e di quale soggetto politico eventualmente ne potrebbe scaturire. Per questo credo che l'intreccio delle nostre esperienze, delle nostre ambizioni per una società e per un modello di sviluppo diverso siano importantissime e interessantissime. Per questo credo che il referendum, a partire dal referendum Notrip, che sarà in primavera, e per passare per quelli costituzionali, per quelli che si riusciranno a mettere in campo, l'Italicum in primis, quelli sullo sblocco Italia, possono essere occasioni straordinarie per ricominciare a parlare con i cittadini di temi concreti che interessano tutti e sui quali costruire una confluenza di interessi che possa consentire a tutti noi di ribaltare le sorti di questo martoriato paese. Grazie.